Quindi, cosa possiamo fare? Ci viene in aiuto uno state manager. Il state manager, per chi mi segue da Angular, è praticamente gestisce lo stato dell'applicazione. Quindi gestisce lo stato applicativo. Facciamo prima a farlo e a spiegarlo. Ora, RiverPod è uno state manager. Andiamo a vedere un attimo la pagina, così vi faccio vedere. Allora, questo è RiverPod. Come vedete, questo è il titolo: Reactive Caching and Data Binding Framework. Nella documentazione c'è scritto come funziona. Quello che vi suggerisco è di togliere via il code generation. I frater hook per il momento potete lasciarli. Poi, quando andremo a vedere anche come fare le chiamate HTTP, forse potrebbe tornarci d'aiuto. Ora, tutta la documentazione che trovate qui, loro principalmente si basano su delle chiamate HTTP che in questo momento non abbiamo ancora fatto. Però voglio farvi vedere come poter usare uno state manager, ad esempio, per gestire proprio lo stato applicativo, quindi senza dover andare a creare API, ma la gestione dello stato della nostra app. Allora, qui nel Getting Started, a parte che c'è Dartpad che, se volete, potete andare a provare, dice di installare tutta sta roba. In realtà non vi serve, o almeno per il momento non vi serve. Andremo a fare una cosa un po' più semplice usando RiverPod. Quindi ritorniamo nel nostro codice, stoppiamo il debug e andiamo ad aggiungere RiverPod. Pub add, e qui potremmo aggiungere RiverPod, ma RiverPod è lo state manager, diciamo, di Dart, e noi serve Flutter RiverPod, e quindi lo andiamo ad aggiungere. E rilanciamo la nostra applicazione. Ecco, come vedete, la nostra app non è cambiata. Benissimo, abbiamo il pacchetto. La prima cosa che dobbiamo fare per far funzionare RiverPod è andare nel main qui, e dove c'è run app dobbiamo settare RiverPod. Qui dobbiamo dirgli provider app, automaticamente mi importa il pacchetto Flutter RiverPod. Questo provider scope c'è una property child, e qui ci mettiamo material app. Salviamo, facciamo not reload, e la nostra app continua a funzionare. Ora, cos'è questo provider scope? Questo serve a RiverPod per capire che da qui in poi deve usare lo state manager. Mi raccomando, mettete il provider scope a livello di run app. Quindi lo mettiamo qui a livello di run app. A questo punto iniziamo a creare il nostro primo provider. Cos'è un provider? È un qualcosa che mi dà le informazioni, mi provvede a darmi le informazioni, cioè lo stato di una nostra applicazione. Andiamo a crearne uno. Allora, qui creiamo una nuova cartella che chiameremo providers. Eccola qua. E all'interno dei providers, la primo provider che andiamo a creare sarà questa lista qui, cioè quindi la lista dei miei pet, che in questo momento, se vi ricordate, andavamo a prendere. Vediamo se riesco a farvela vedere. C'era il widget, eccola qui. Dov'è? No, non è qui.
Andiamo a vedere nella home screen. Qui mettavamo. Eccolo qui. Sì, è My Pets List. Eccolo qui, sì. Se vi ricordavate, qui andavamo a prenderci i My Pets, che se andiamo a vedere è una lista all'interno di questo file. Quindi il primo provider che noi vogliamo andare a creare è questa get. Ora, questi sono dati moccati, li lasciamo lì, però qui ce li facciamo dare non più dalla costante, ma dal provider. Quindi creiamo un nuovo file, pets provider. Quindi facciamo un final, pets provider è uguale. Provider, come vedete, provider ce lo dà sempre, questa classe ce la dà sempre Flutter Riverpod. Qui vuole una funzione. La funzione che definiamo è così. Ora qui ci dà un errore perché? Perché c'è un parametro ref. In questo momento lo bypassiamo, lo riuseremo dopo. Questo provider, se andiamo a vedere, ci ritorna null perché in questo momento non c'è nessun return. Qui facciamo return e qui gli passiamo la costante di pets, my pets, e vedete che lo va a prendere dentro il nostro file di mock. Infatti, se clicchiamo, ritorna questo. Quindi, se andiamo a vedere, questo provider automaticamente prende il tipo di ritorno, infatti è provider, questo è un generico, di lista di pet. Andiamo ad usarla nel my pets list, quindi siamo qui. Come facciamo ad usare questo provider? La prima cosa che dobbiamo fare è andare a cambiare questo stateless widget per poter usare questo provider che abbiamo appena creato. Da stateless widget, visto che è uno stateless, lo facciamo diventare un consumer widget e anche consumer widget ci viene fornito da Flutter Riverpod. Una volta che abbiamo cambiato da stateless widget a consumer widget, avremo un errore nel build. Perché? Perché il build, oltre al build context, ci avrà anche un widget ref. Questo widget ref è sempre di Riverpod. Cos'è? È un riferimento. È un riferimento al widget. A questo punto, per avere la lista dei my pets, facciamo una cosa, togliamo via questo datas. Adesso avremo degli errori in questo modo. Qui ci facciamo dare i my pets dal provider. Quindi final my pets è uguale ref watch e qui è uguale a ref.watch di che cosa? Del mio provider, questo pets provider. Andiamo a importarlo. Di vero non volevo importarlo così. Facciamo al solito modo providers pets provider. Quindi qui avremo i nostri pets e la nostra lista di pet. Andiamo a fare un hot reload. E come vedete funziona come prima, ma non andiamo più ad aggiungere, a prendere i dati da qui, ma dal provider. Ora, io vi ho fatto vedere che c'è il watch.
Ma qui il ref, questo widget ref, c'è anche il read. Qual è la differenza? Il risultato non cambia. Guardate, se io faccio un reload, continua a funzionare come prima. Qual è la differenza tra i due? È che il read viene eseguito un'unica volta e non è sensibile ai cambiamenti, mentre il watch rimane in ascolto del provider e se nei dati ci sono delle modifiche viene aggiornato l'intero widget. Ma adesso andremo a vedere un po' meglio. Ora, qui avevamo, intanto vi faccio vedere questa cosa, se adesso aggiungo un nuovo pet e ci aggiungiamo la data e facciamo save, prima funzionava, ma qui funziona ancora. Perché? Perché funziona ancora? Perché stiamo andando a modificare le costanti. Quindi che succede? E siccome qui nel provider stiamo ritornando il MyPets, che è una lista che andiamo a modificare, lui l'aggiorna. Ma se io qui tornassi la lista in questo modo, to list, andessi a fare un hot reload in questo modo, e adesso andiamo a aggiungere di nuovo il pet, faccio save, qui non si aggiorna. Perché? Perché quando andiamo a invocare il pets provider abbiamo creato una nuova lista, ma quando facciamo l'add va ad aggiungerlo in MyPets. Andiamo a sistemare.